vi chiedo un sorriso. E vi metto subito su Facebook online. Un secondo solo, ci sarete online. Se qualcuno vuole fare altrettanto con noi, non ci offendiamo. Ecco fatto. Allora, io mi presento, sono Alfredo Macchi, sono un inviato per Mediaset, mi occupo in particolare di Medio Oriente, Asia Centrale, zone di guerra, e stasera qui parliamo di Siria, no, è il posto giusto, e io sono stato scelto proprio perché non sono un addetto ai lavori, non mi occupo di ambiente scienza, sono un giornalista un po' al di fuori di quello che è il mondo del giornalismo ambientale e scientifico, e proprio per questo stasera noi vorremmo parlare, anzi discutere, di come parlare meglio di ambiente e scienza, perché sono due temi che faticano a trovare spazio sui nostri giornali e sui nostri media. Ne parliamo con Paola Bolaffio, che è qui a fianco a me, che io definisco un vulcano di idee perché ha sempre mille iniziative ed è artefice di un grande progetto che è proprio connesso al modo di comunicare meglio questi temi. Poi ne parliamo con Leonardo De Cosmo, che è di qua, che collabora con l'ANSA e che sostituisce la collega Enrica Battifoglia, che non è riuscita a venire per un problema di visti con la Russia, non ho capito bene. E avremo poi Andrea Bertaglio, che si definisce giornalista ambientale punto interrogativo, ma scrive di questi temi sul Fatto Quotidiano, e ci darà il suo contributo anche Alberto Frausin, che è l'amministratore delegato di Carlsberg Italia e che è coinvolto in qualche modo sulle tematiche ambientali, vedremo poi come. Era annunciata con noi anche la collega Simra Seti, americana, però è stata trattenuta a Roma da un ingaggio con la FAO, se ho capito bene. Perché trovano a fatica spazio sui nostri giornali i temi dell'ambiente e della scienza? La prima cosa che uno si chiede è perché non interessano ai lettori, ai cittadini? Io direi che l'esempio che abbiamo avuto con il referendum del 2011 sull'acqua e sul nucleare dimostrano esattamente il contrario, che pur essendo poco sui giornali, quei temi sono partiti dal basso e hanno portato la gente poi ad esprimersi in maniera molto forte e molto netta. Sono forse argomenti fuori moda? Non credo proprio, perché se ne parla poi nei nostri dialoghi quotidiani, e se ci pensate il Papa Francesco, nel suo discorso di insediamento ha citato proprio questi temi, ha detto dobbiamo conservare, prenderci cura del creato, di tutte le creature, di tutte le bellezze di questo pianeta, quindi scegliere questo argomento nel suo discorso di insediamento è veramente significativo. Che cos'è che non va? Allora, cerchiamo di capirlo nel nostro dibattito, forse è il come si comunicano queste tematiche. Noi abbiamo intitolato, anzi Paola ha intitolato questo incontro, per meglio dire ambiente e scienza. Che vuol dire? Vuol dire probabilmente trovare un modo di comunicare una materia che è complessa sicuramente, che è forse poco spettacolare, perché ovviamente trovano spazio sui giornali le notizie delle catastrofi o la cronaca nera, è più difficile dare spazio, per esempio, quando si comincia a parlare di prevenzione
di eventi che poi creeranno in seguito magari catastrofi. Quindi si tratta forse di trovare un modo più efficace, che sia più leggibile, più appetibile anche per il pubblico, ma questo non vuol dire cedere poi alla spettacolarizzazione, al sensazionalismo, allo strillato, come capita invece spesso, sempre di più nei nostri media. Allora, Paola Bolaffio, che è direttore di un giornale che si occupa di tematica ambientale, che ha ben 5.000 reporter, forse il più grande in Europa, non so, nel mondo. Probabile, sì, sicuramente il più giovane. Vanno dai 5 ai 29 anni, ne ha portati alcuni, ma solo alcuni perché se no non ci stavano. Lei sta cercando di creare una futura classe di giornalisti preparati su questi temi e che già da adesso raccontano su un sito internet che è giornalistinellerba.it queste questioni. Io darei subito la parola a lei e ai suoi reporter. Sì, io farei parlare sicuramente prima di tutto loro, perché loro, è un po' questo il segreto di Giornalisti nell'Erba. Noi parliamo di ambiente, noi, mi hanno chiesto ma come si comunica l'ambiente? Come fai tu a comunicare l'ambiente ai ragazzi? Io in realtà non comunico l'ambiente o la scienza ai ragazzi, sono i ragazzi che lo comunicano a me, lo insegnano a me come si fa. Ed è tramite loro, cioè utilizzando loro come media, come appunto come tramite fra noi e il pubblico comune, l'informazione arriva molto più facilmente a tutti. Certo, loro fanno un grandissimo lavoro perché loro devono tradurre, devono interpretare delle fonti che molto spesso sono molto ostiche. Però insomma io me lo farei dire soprattutto da loro e quindi chiamerei prima di tutto Andrea Sorrentino, che è il vice direttore del giornale, ha solo 18 anni ed è già da quasi un anno vice direttore. Per i suoi meriti addirittura ha avuto un riconoscimento dalla Presidenza della Repubblica e quindi lo chiamerei qui. Andrea, vieni e spieghi e dici tu. Puoi prendere questo microfono, forse il più giovane vice direttore in Italia. Sì, credo di sì, il giovane vice direttore d'Italia. A 17 anni lo è diventato, quindi. Buonasera, intanto. Ok, no, grazie, meglio. Buonasera, intanto grazie ad Alfredo, grazie a Paola e grazie all'organizzazione per questa importante opportunità. Intanto volevo rispondere a quello che diceva prima Alfredo. L'ambiente non è fuori moda. Noi adesso siamo qui a Perugia, a pochi chilometri di distanza da Assisi, dove c'è stato forse, se mi permettete, il primo ambientalista della storia, che è stato San Francesco. Quindi comunque non è assolutamente un tema fuori moda. E tutto nasce da un desiderio innato, sempre più crescente. Quello della curiosità, di porsi ogni volta nuovi interrogativi, quello di scoprire quali sono i misteri e i segreti della natura e della scienza. Però spesso, ed è anche aumentato questo interesse, come ad esempio ci dimostra la ricerca Observa, che dice che si è passati dal 30,2% al 49,9% di fruitori di contenuti scientifici sul web, come è anche aumentato l'interesse sul web, sempre dati Istat dicono che è aumentato quasi del 50%. Pertanto quindi c'è l'interesse, il problema è nella comunicazione, come già accennavamo. Noi spesso è come se fossimo perduti a causa della disinformazione, a causa della totale o quasi assenza di temi scientifici e ambientali nei grandi media. Molte volte si sente parlare solo di ambiente, solo quando succede una catastrofe naturale. Però, appunto, quindi noi dobbiamo cercare di risolvere questo codice criptico. Io l'ho chiamato codice criptico, quello degli esperti. A volte è come appunto se parlassero un'altra lingua, una lingua che non arriva ai comuni. Quindi pertanto il nostro obiettivo, in questo fermamente crede tutta l'intera squadra di NIE, tutti i ragazzi che lavorano sul campo, che quotidianamente si affacciano con realtà anche di prevenzione, è quello appunto di far avvicinare, se possibile, i giovani alla scienza, farli appassionare, perché comunque parlare di ambiente e di scienza è interessante, è emozionante. L'unica cosa è che non abbiamo ancora gli strumenti tali per poterlo fare, perché appunto non c'è questo interesse. Ma già oggi, questa mattina, è stata firmata
l'Associazione di Giornalisti Ambientali. Già questo comunque è un ulteriore passo avanti verso questa importante scoperta, verso questi nuovi importanti ambiti. Grazie Andrea. Grazie. Adesso vi volevo presentare un giovanissimo giornalista scientifico che è anche tra l'altro il nostro responsabile delle pagine esteri, soprattutto per l'area di lingua anglosassone, ed è Eric Barbizzi, ha 8 anni e mezzo, quasi 9, forse 9. 9, finalmente 9. Eric ha 9 anni, la notizia è questa. Eric, vuoi venire a dirci come la pensi? Come si comunica la scienza? Prima, la prima cosa è ponersi le domande giuste. Infatti, per parlare di scienza abbiamo bisogno delle informazioni e per prendere le informazioni abbiamo bisogno delle domande giuste. Questo è il nodo. Questo è il vero nodo. Sono d'accordissimo con te, Eric. Il vero nodo sono le domande. Ecco perché le domande sono più importanti delle risposte. Grazie a Internet, che è una fonte inesauribile di informazioni, possiamo trovarne tante di risposte. Ma per non usare Internet abbiamo bisogno di saper fare 3 cose. Dobbiamo conoscere bene l'inglese, perché è la lingua nazionale che parla tutto il mondo. E quindi, conoscendo questa lingua, è più facile riuscire a interpretare le notizie. Sapere cercare le informazioni e i siti affidabili, perché ci stanno dei siti che dicono tutte false testimonianze. E infine dobbiamo saper confrontare e mettere insieme le informazioni a nostra disposizione. Per saper cercare le informazioni dobbiamo trovare le domande giuste e le fonti affidabili. Grazie a Internet possiamo addirittura far sì che siano le informazioni a venire da noi. Questo si può fare in tanti modi, ad esempio con i feed per i blog che ti permettono, ad esempio se ti piace un blog, ti interessa molto, usi un feed e ogni volta che viene pubblicato un post a te viene riferito. Puoi anche usare dei Google Alert, quello che faccio sempre io per trovare le notizie. Ovvero chiedi a Google di darti delle specifiche informazioni su un argomento a tuo piacimento. Io uso la biomimesi. Ultimamente. E sorprendentemente possiamo usare anche Facebook. Perché possiamo iscriverci ai siti importanti su Facebook, come mia madre ha fatto con la NASA e altri siti. E dopo ci vengono aggiornate tutte le informazioni. Grazie a Internet scopriamo le idee idee intelligenti. E a me interessano soprattutto le idee biomimetiche. Biomimicry means life, è il video che ho fatto. La biomimesi è come l'uomo si ispira a piante e animali e trova delle soluzioni ai problemi. Qualche esempio. Ad esempio, attraverso uno scarafaggio chiamato Stenocara, sono riusciti a trovare il modo di accumulare acqua nel deserto. Poi, ispirandosi allo squalo, sono riusciti a fare delle tute che ti permettono di andare velocemente nell'acqua. Ultimamente hanno anche fatto
come un frigo che ti permette di tenere i cibi molto a lungo. Si chiama Time Capsule, l'hanno chiamata, la capsula del tempo, ed è ispirata alle api. Tutti quanti sapevate queste cose? Con le domande. Scusami, Eric, quante persone sapevano queste tre notizie che ha dato Eric? Uno, ok, grazie. Con le domande giuste, il web ti dà le informazioni che vuoi e ti mette in contatto diretto con persone importanti, come ho fatto io. Ad esempio, ho intervistato l'astronomo dell'anno 2013. Che lavora a Massachusetts Amherst. È la professoressa Daniela Calzetti. Dopo ho anche fatto un'inchiesta, ho tenuto lo scoop finché non l'avevo fatto. Sì, aveva. Ho raccolto il materiale per l'inchiesta. E questa inchiesta parlava di come i comuni riescono a dire alle persone che vengono da altre città la raccolta differenziata del luogo. La comunicazione, no? La comunicazione sulla raccolta differenziata alle persone non residenti. Una volta come viene ottenuto fatta? Il materiale sul quale lavorare, si possono poi scrivere degli articoli o fare dei video. E la cosa bella. Ma gli articoli non dovrebbero essere fatti solo così per farlo, ma dovrebbero essere fatti in modo che un'altra persona, leggendoli, potrebbe prendere un'ispirazione per una nuova idea per salvaguardare l'ambiente. Grazie, Eric. Eric, lo mettiamo a condurre qua il dibattito perché è bravissimo. Se questa è la nuova generazione, io vado in pensione. Cioè. Esatto. E, a proposito appunto di estero, perché diceva Eric che la fonte è il mondo intero, no? Il web ci dà la possibilità di arrivare dovunque, quindi le nostre fonti sono ovunque. Se sappiamo l'inglese arriviamo dappertutto, no? Come diceva Eric, è arrivato in Giappone, ha intervistato dei ricercatori in Giappone, dei ricercatori in America, dei ricercatori in Inghilterra, ovunque. E se lo può fare lui, penso che lo possiamo fare veramente in tanti, insomma, forse non tutti, però, perché non abbiamo forse i suoi talenti, però molti di noi lo possono fare. E ad arrivare quindi a delle notizie esclusive, oltre che importanti. E volevo che intervenisse adesso Jules Benveniste, che è responsabile sempre del giornale per l'area in lingua francese, che è anche responsabile della redazione centrale. E se puoi dirci qualche cosa appunto su questo, su questo mondo globale, ecco, della comunicazione. E Jules ha 17 anni. Buonasera a tutti. Allora, come ha appena detto il mio collega Eric, le risposte esistono. Non sono le più importanti, ma esistono. Un modo che noi abbiamo voglia di sviluppare nella ricerca delle risposte è aprirsi alle fonti straniere, a persone che parlano lingue diverse, che ragionano in modo diverso. Io lo so perché sono alla scuola francese, quindi so anche come si ragiona in Francia e come si ragiona in Italia, e questo punto di contatto ci permette di dare a noi le nostre conoscenze, ma di ricevere molti insegnamenti anche da altre persone che agiscono e pensano in modi diversi. C'è una frase che mi piace molto, che avevamo pensato con Paola, è la globalità per noi non significa uniformità, nel senso che tra tutte le nostre differenze riusciamo a costruire qualcosa di veramente grande, veramente forte, senza che però il modello ci si imponga a noi. Quindi rimaniamo liberi di esprimerci e di pensare, sempre, cioè, dando un contributo al mondo,
e alle questioni ambientali come scientifiche, senza che però poi uno si ritrovi alienato in questo processo. E, difatti abbiamo anche dei corrispondenti all'estero, ne abbiamo uno a Parigi e uno a Berlino, ovviamente sono persone che lavorano come possono, ma che comunque danno un contributo e aiutano nell'opera di giornalisti nell'erba. C'era anche un altro punto che volevo sottolineare, che riguarda questa volta più giornalismo scientifico, e per uscire un attimo dall'aspetto globale. Volevo riprendere quello che si diceva prima sul giornalismo scientifico. Io so che esistono due grandissime fonti, due grandi giornali molto autorevoli nel campo di giornalismo scientifico, che sono Nature in Inghilterra, quindi per la parte europea, e Science in America. Diciamo che sono le due fonti sulle quali uno scienziato ha bisogno di pubblicare i suoi risultati per avere una certa credibilità e un certo peso nella comunità scientifica. Però il nostro dubbio era rispetto a questa gerarchia, diciamo, dell'informazione, era quello di, cioè, queste due fonti secondo noi non devono essere la ragione per la quale uno scienziato non possa esprimersi liberamente e quindi non possa divulgare i suoi risultati e i frutti del suo lavoro. Quindi per noi l'informazione scientifica deve dare la possibilità a tutti di esprimersi, rispettando comunque certi criteri razionali e epistemologici della scienza. Grazie. Giornalismo scientifico, ma non è solamente giornalismo scientifico, basta, il nostro giornale è tutte le espressioni, abbiamo bambini di 5 anni che disegnano e abbiamo giornalisti che cercano lo scoop. E vorrei un attimo Bianca Attiani e Francesca Zanobbi, che sono non lavorano insieme, però lavorano, diciamo, in un modo abbastanza simile a quello del giornalista di cronaca, e vanno a caccia di notizie gustose, e quindi vorrei chiedere a voi qual è la vostra ricetta. Allora, buonasera, noi siamo anche Francesca, della redazione centrale dei giornalisti nell'erba, e come diceva Paola, nostra direttrice, andiamo alla ricerca delle notizie eclatanti, ma soprattutto fresche. E come diceva Eric, spaziamo attraverso il web, ma soprattutto attraverso le interviste e le domande, perché se siamo noi giovani a porre le domande, le risposte che poi ci vengono riportate dai giornalisti, dagli scienziati, saranno poste in modo semplice e chiaro, sempre in termini giornalistici, quindi poco ambiguo. E poi noi siamo i mediatori, quindi riportiamo le notizie al nostro pubblico, che non comprende solamente gli adulti, ma soprattutto i giovani, per sensibilizzarli. Qualcosa? Vuoi farci qualche esempio, Bianca? Sì, volevo fare un esempio di un'intervista che abbiamo fatto a un signore, un ragazzo, che quest'estate partirà per il Brasile con una barca a remi. Volevamo un po' sapere, eravamo incuriosite da questo fatto e quindi lo abbiamo cercato e gli abbiamo fatto un'intervista. Beh, ne avete fatte tante, questa è carina, perché parte da Taranto da solo, no? E quindi gli avete chiesto un po' come sarà il suo viaggio in una barca a remi di 7 metri. Scusate, l'emozione è normale, loro sono giornaliste della carta, quindi loro scrivono, non vanno quasi mai in video, e come me si emozionano quando devono parlare in pubblico. Grazie. Io so che c'è qualcuno della redazione di Perugia, della nostra redazione di Perugia. C'erano, non vogliono parlare i ragazzi del... No? Sono andati via? Sono andati via, sono scappati prima dell'intervento, va bene.
E allora Giulia Fontecchio, che a nome degli insegnanti della rete NE, ci dice qualche cosa appunto su questo lavoro di giornalismo dal loro punto di vista, dal punto di vista del metodo forse. Grazie. Allora, buonasera a tutti e grazie di questa enorme opportunità. Io sono un'insegnante e una giornalista, grazie a Giornalisti nell'Erba, e questo mi permette di ricercare le informazioni in una maniera molto particolare e di farlo con tutti i ragazzi. Quindi per noi le notizie sono pane quotidiano. Le notizie sull'ambiente ci permettono di metterci in collegamento con la realtà. Se una regione ha un problema preciso, noi cerchiamo di analizzare quel problema preciso unendolo ai programmi di indirizzo. E quindi uniamo scienza e ambiente. Quest'anno mi sono resa conto che tra scienza e terra c'è un vincolo indissolubile. L'agronomo fa esattamente che cosa fa il contadino. Mi piacerebbe che anche Wall Street facesse esattamente cosa fa Main Street. Per riuscire a costruire lingua, io devo assolutamente seguire le indicazioni internazionali. Seguendo le indicazioni internazionali, io devo produrre un ascolto attivo e quindi ricerco l'informazione di cui parlavamo prima, ma devo anche confermare l'informazione e quindi devo fare una lettura comparata di più notizie, di più strumenti, di più mezzi. E chiedo alla stampa, quando vi mandiamo le mail, di aiutarci nel confermarci dei video, perché a volte noi pensiamo che alcuni video siano scienza, ma in realtà forse non sono neanche ambiente. Quindi vi chiedo questo aiuto, perché altrimenti per noi a scuola è estremamente difficile. Una volta che io ho fatto un ascolto attivo, una comprensione profonda, una lettura comparata, posso usare i mezzi del giornalismo per assolutamente fare una produzione orale e una produzione scritta molto particolare e molto motivante. Quindi nelle scuole non deve esserci un giornalismo che deve portare via alle ore di matematica o di inglese o di filosofia. I procedimenti del giornalismo devono essere un approccio scientifico che noi possiamo usare all'interno delle nostre materie per far sì che queste diventano performance competencies, performance e competenze. Ci dicevano recentemente che un curriculum vitae con competenze può battere un curriculum vitae con conoscenze. E quindi poi alla fine speriamo di sapere quell'inglese che ci aiuta comunque a leggere le informazioni sul web. Vi ringrazio immensamente. Grazie. Ecco, c'è un altro modo per parlare di ambiente e di scienza, ed è quello di cui parlerà Alice, che è diciamo, la sua specializzazione, e poi anche David e David De Angelis, il nostro responsabile, insomma, art director, che non lo vedo. È lì. Eccolo, e insieme alla protagonista del film, di cui vedremo l'anteprima, che è un film che è stato realizzato, poi diranno tutto loro. Quindi Alice, brevemente, grazie, perché siamo un po' in ritardo. Può mandare la fotografia? Esatto, oddio. Salve. Dunque, a me piace fare la fotografa perché attraverso le immagini si possono trasmettere non solo emozioni, ma soprattutto concetti. Dietro ad ogni immagine si nascondono più di 1000 parole. Questa immagine, per esempio, ha all'interno un concetto molto profondo che rappresenta la quasi inquietante problematica che è l'inquinamento, che influenza persino gli esseri inanimati.
Viviamo in un mondo in cui l'immagine è comunicazione, che sia un quadro, una foto, un video o il telegiornale. Tuttavia però è un pericolo, perché riconoscendo l'avanzamento tecnologico dei media, l'immagine può essere modificata per trasmettere delle verità false. Quindi è diventato un fattore che comporta dei rischi, perché ormai l'umanità è arrivata ad un punto tale in cui ognuno ha facoltà di interpretare l'immagine a proprio piacimento. Quindi di conseguenza questo comporta anche a un'errata comprensione del significato. E di fronte a questo parla l'immagine, penso, no? Penso sì. Che questa è una fotografia che ha fatto Alice qualche anno fa. Bravo. Sulla riva del Tevere, del tutto casuale, era lì con la macchina fotografica e ha scattato, ecco il risultato, insomma, parla da solo. Ce n'è anche un'altra, ma non credo che l'abbiamo passata, è una foto di un sacco di rifiuti ospedalieri che era poco distante, quindi in questi casi, no? Cioè, ci sono poche parole e l'immagine parla da sé. Grazie, sì. Alice. Grazie. David De Angelis, Lara, te la senti? Lara è la protagonista di questo film che andrà a brevissimo. Buonasera a tutti. Innanzitutto devo dire che 7 anni fa, quando ho iniziato con Paola, non mi sarei aspettato di arrivare a una sala così importante e con una redazione così, così agguerrita a dimostrare le proprie capacità. Io appunto, come diceva Paola, curo l'immagine del giornale, curo la difficoltà di far capire ai nostri partecipanti al concorso, ai nostri giornalisti, qual è il tema dell'anno che andremo appunto, qual è il tema che andremo a affrontare. E quindi come si comunica la scienza e l'ambiente. E proprio per questo quest'anno abbiamo realizzato un video in stop motion con oggetti del tutto casuali, oggetti che si possono trovare dentro una casa, riproducendo un piccolo ambiente casalingo e piccole emozioni che si ritrovano, che ognuno di noi penso che ha dentro di sé, ossia il gioco che alcune volte viene perso, come alcune volte viene perso quell'amore e quell'interesse che c'è verso l'ambiente e verso la natura e che credo che tutti debbano ritrovare. Proprio per questo vi farò spiegare da Lara, protagonista principale del cortometraggio, quello che abbiamo realizzato. In questo film io sono una bambina che impara a giocare e a usare la fantasia grazie al fatto che manca la luce. Quando manca la luce io provo a riaccendere la TV, non ci riesco, allora gioco con la mia bambola e con 2 o 3 cose che trovo in casa, per esempio lo spremiagrumi che diventa il sole o per esempio la borsa che diventa la nave. E mentre gioco incontro un contadino, un astronauta e un marinaio pirata. Non vi racconto tutta la storia perché ora la vedrete. Il senso però è lo stesso del mio articolo, meno per meno fa più. Può mandare. Allora, vediamo in anteprima questo film che hanno realizzato. A costo zero. Thank you.
Thank you.
sicuramente non tutti hanno riconosciuto i tre personaggi, sono il contadino, il marinaio pirata e l'astronauta, che sono i tre filoni di indagine di Giornalisti nell'Erba di quest'anno, della settima edizione, palestre per esercitare l'essenziale. Perché tra l'altro c'è un premio come ogni anno, no? Eh sì, oltre a tutto quanto appunto abbiamo il nostro premio nazionale che ha giunto alla settima edizione, il 31 maggio faremo la premiazione, ma ne parliamo dopo. Allora, intanto ringrazio Paola e tutta la sua redazione per il grande lavoro che stanno facendo, perché mi sembra che se questi sono i risultati stanno già facendo molta strada. Grazie. Questo modo di comunicare è anche, secondo me, poi pronto per tutto il mondo social, web, che apprezza questi formati in cui c'è poi video connesso con una comunicazione in forma più tradizionale. Allora, per tornare alle domande che ci siamo posti all'inizio di questo incontro e cominciare a dare delle risposte, io nei giorni scorsi ho letto un articolo che è stato ripreso da Internazionale, da il New York Time Magazine, su una medusa che non muore mai. Erano 7 pagine e uno pensa, caspita, un articolo di 7 pagine sarà sensazionalista. Invece no, perché la notizia era vecchia di quasi 20 anni, era una notizia che era uscita 20 anni fa, di questa medusa immortale, e l'autore è andato un po' a vedere che fine aveva fatto sta ricerca, che tanto. Bene, vi dico, era un articolo scritto talmente bene e talmente in una forma nuova, con l'autore che ci raccontava quasi una storia, andando in prima persona a incontrare i protagonisti di questa storia, è andato fino in Giappone dove c'è l'ultimo scienziato che studia questa medusa, ci ha raccontato come lui tutti i giorni le nutre nel suo laboratorio, poi va in spiaggia a cercare tutti gli organismi, e poi però piano piano ci racconta che questo scienziato è anche uno che in Giappone ha affermato perché fa le canzoni, è diventato noto come l'uomo medusa, cioè, insomma, vi giuro, un articolo che dalla prima riga all'ultima ti tiene incollato, infatti ha avuto un successo enorme. Allora, questo modo di scrivere che si avvicina molto allo storytelling, cioè al modo di raccontare le fiabe che c'era una volta, che è un po' il nuovo giornalismo in cui l'autore ci lavora tanto, prima di tutto, ha un modo di scrivere molto leggibile, e poi si mette in gioco anche lui, perché è lui anche che ci racconta le sue impressioni, il suo... Allora, io volevo chiedere intanto a Andrea Bertaglio, che si definisce, come ho detto prima, su Twitter giornalista ambientale punto interrogativo, ma soprattutto ha messo come sua immagine sulla pagina Facebook il robottino Wall-E, quello del cartone animato. C'è bisogno di cambiare il modo di scrivere di ambiente e scienza, secondo te? Sì, decisamente, perché come avete già accennato, uno degli errori che sono stati fatti negli ultimi decenni dell'informazione ambientale è come sono stati dati certi messaggi. Quindi, vabbè, facendo un passo indietro, mi hai controllato parecchio, la cosa mi inquieta, ma sì, giornalista ambientale perché? Perché è una figura che, vabbè, forse con queste nuove generazioni sarà davvero vera, cioè esisterà, preparata. Ma di fatto adesso metto giornalista ambientale punto di domanda, perché dici che cos'è? In Italia almeno è una figura che non dico non esiste, ma di fatto più o meno siamo lì. È da cambiare, perché adesso c'è da fare una distinzione forse tra il contesto italiano e quello internazionale, come diceva Jules, perché c'è bisogno, a mio avviso, e qua parlo per esperienza professionale, di un po' di anni passati all'estero, nel mio caso in particolare invece in Germania e Gran Bretagna, passatemi l'espressione, di una sprovincializzazione forte della società, oltre che del giornalismo italiano. Quindi non vengo qua a fare l'uomo di mondo, però c'è bisogno di una maturazione da tutte e due le parti, perché è vero, come dicevi prima,
va di moda, no? È stato detto vanno di moda, tra virgolette, questi temi, però in realtà, visto che io sono qua, io collaboro con diverse realtà, diverse testate, ultimamente ad esempio anche Green Me o altre, cioè, però di settore, cioè ambientali, ma sono qui a parlare di media, di giornali generalisti perché per lo più collaboro con il fattoquotidiano.it, versione online, non cartacea, a conferma di tutto quello che hanno detto i giovani colleghi dello spazio, delle possibilità in più che dà il mondo del web, anche parlando di video, eccetera. Ecco, oggi è stato accennato anche che si è fondata questa Federazione Italiana dei Media Ambientali e credo tra i firmatari di essere, cioè, stato l'unico che ha continuativamente a che fare con un giornale generalista. Mi sembra di aver notato questa cosa, perché tutti i colleghi giornalisti ambientali, con o senza punti di domanda, scrivono per testate che si occupano solo di ambiente. Il fatto di far passare queste tematiche in un giornale generalista, credetemi, è a volte difficile. Il mio momento, come è stato definito anche dai colleghi del Fatto.it, è stato, guarda caso, quello di Fukushima. Cioè, quando c'è voluto uno dei peggiori incidenti industriali e ambientali della storia per farmi sentire dire vai al tuo momento. Perché, insomma, ci sono i pro e i contro del vivere in questo contesto sociale, in questo momento storico, dell'avere così tante informazioni. E quando hai tante informazioni, l'esempio che hai fatto tu dello storytelling, e quando hai un bombardamento continuo di scoop o di notizie più o meno interessanti, è difficile anche per il pubblico scegliere. E quindi tendi ad andare a scegliere la cosa che fa più effetto, no? La catastrofe o cose di questo tipo. Però, dicevo, al di là delle difficoltà che posso avere a far passare certi messaggi, poi in questo momento in Italia c'è il politicame che regna sovrano, e io ieri venendo qua forse ero stanco, no, e magari mi sono perso qualche pezzo, ma mi sono sfogliato anche tutto, ad esempio il Corriere della Sera, e forse dopo le 1000 ore di treno mi sono perso qualcosa, ma non ho trovato una notizia riguardante l'ambiente, anche la scienza. Quindi, perché questo? Perché, come dicevo poco fa, dal grande pubblico, se parliamo di media, di testate ambientaliste, c'è tanto interesse e va bene. Però se parliamo di grande pubblico, di grandi numeri, dal mio punto di vista non ci siamo ancora, non c'è ancora quell'interesse da parte del pubblico che possa far parlare di informazione ambientale nei media generalisti come si deve. Però, vedi, nei giorni scorsi, per esempio, è uscito un articolo sul Corriere della Sera sul bosone di Higgs, ok? E l'articolo si intitolava quali sono le ricadute pratiche che avrà la scoperta del bosone di Higgs, tanto che poi l'ha citato pure Crozza nella sua trasmissione, no? Fa quali sono le ricadute del bosone di Higgs. Il bosone poi è un appeal tutto suo. Forse è proprio una questione di superare un po' un certo linguaggio, una certa difficoltà della materia e renderla appetibile poi per il grande pubblico. No, no, decisamente. Alex Langer diceva, adesso vado a memoria, quindi magari sbaglio la citazione, ma la conversione ecologica non potrà avvenire finché non sarà desiderabile socialmente. Quindi per farlo c'è da andare a far capire alle persone, quando parli d'ambiente, che conviene interessarsi a queste cose, oltretutto è un loro diritto, perché secondo la conferenza di Rio il 92 è un nostro diritto avere le informazioni ambientali giuste, tanto da poterci poi portare, come è stato nel caso del referendum, a collaborare ai processi decisionali, no? Comunque il bosone di Higgs, il discorso appunto è parlare di certe cose nel modo giusto. L'informazione ambientale, dicevo, fino negli anni scorsi è stata autoreferenziale, spesso è stata super tecnica nella migliore delle ipotesi, è stata fricchettona da Peace and Love, che dice, e in Italia in particolare ho notato c'è un ripudio a priori quando vedi un atteggiamento di questo tipo, perché anche qui forse, sono
sono ideologizzate le cose. Forse c'è stato anche appunto questo peccato originale che certi temi sono nati assieme delle forze politiche, esatto, che le hanno sollevate per prime e poi sono un po' rimaste legate. Purtroppo sì, idea, come il discorso del nucleare. Però mi sembra che sia un po' il serpente che si morde, esatto, la coda. No? Tu dici, creiamo un interesse dando notizie di questo genere, ma finché non c'è l'interesse non si riescono a dare queste notizie. Allora io volevo chiedere invece a Leonardo, che lavora per l'ANSA, voi avete un canale che è proprio dedicato alla scienza e all'ambiente. Quante di queste notizie che voi mettete in rete poi arrivano sui grandi giornali? Domanda abbastanza complessa, nel senso dipende molto dalla notizia, ovviamente. Allora, noi siamo, diciamo, l'altro lato del, cioè qui stiamo presentando varie forme di giornalismo, di scienza, ambiente, quello che sia. Noi siamo un po' quelli che danno contenuti o cercano anche di dare autorevolezza, quello che si chiedeva prima, dateci uno strumento di autorevolezza. Ok, quello che vogliamo essere come agenzia, sia a 360 gradi, ma in particolare per quanto vi riguarda nella sezione scienza, appunto essere un riferimento da poter contattare, cioè essere un riferimento che dà autorevolezza o no a quella notizia. Sono uscite anche questi giorni notizie che hanno avuto enormi ricadute sui media generalisti, che erano totalmente infondate. Una di queste è stata pochi mesi fa in Inghilterra, tra l'altro una rivista anche abbastanza importante, un giornale inglese, aveva ripreso una notizia di una creazione di una specie di motore in grado di trasformare aria e acqua in benzina attraverso una reazione chimica che logicamente ci stava, ma era totalmente improduttiva come cosa, eppure ha avuto un risalto enorme su tutti i media italiani online. Ed era, bastava fare una telefonata a un qualsiasi chimico e diceva no, non può andare, ma è assurdo, cioè, non va bene. Infatti poi noi abbiamo provato a smentirla, però insomma una volta per parte è difficile. Se posso, volevo un attimo sul tema che si stava sollevando, sull'importanza, poco fa appunto si è parlato del bosone di Higgs, l'importanza, le ricadute che ha il bosone di Higgs, la sua scoperta. Ovviamente sono... Comprendo il fare la domanda, dato che ci sono investimenti enormi per fare quel tipo di ricerca. Però è come chiedere quando 100 anni fa venne scoperto l'elettrone. Ok, ma a cosa serve l'elettrone? Non serve assolutamente a nulla. Ok, ma senza l'elettrone, senza quella scoperta che era totalmente inutile, totalmente scienza purissima, che totalmente lontana da qualsiasi cosa tangibile, siamo nel mondo in cui siamo oggi. E questo però è comunque il voler quantificare, voler poi dare un valore a quella che è poi in realtà conoscenza. Se allarghiamo ulteriormente sarebbe come chiedere, ok, ma a che mi serve fare la Cappella Sistina? Ok, ovviamente una... No, ma hai toccato un punto interessante, perché spesso le notizie di scienze si prestano un po' a quei giochetti che fanno molto, per esempio, i giornali online, no? Che ti mettono un titolo che ti incuriosisce tanto per farti cliccare e poi la notizia magari non c'è, no? Scoperta la tuta invisibile, tu dici però vai a cliccare, poi leggi si sta studiando forse un giorno. E siamo, esatto, anche noi responsabili. E credo che questo discorso della credibilità sia molto importante, perché io sono ancora uno di quelli che si ricorda per esempio il Cancan che uscì su tutti i media quando si parlò della fusione fredda, e ancora oggi mi chiedo ma c'era o non c'era questa fusione fredda, no? Tanto per citare una questione che è stata sollevata e poi non si è più andati a vedere come è finita. Allora, voi riuscite, tu nel canale che hai all'ANSA, ma si riesce ad andare poi a fondo nelle cose, portare veramente a conclusione tante notizie che vengono poi passate soprattutto sul web come clamorose? Beh, quello che sì, si prova a fare, poi ovviamente ci sono grandi difficoltà per il fatto che la notizia non attuale, cioè quello che non è più cronaca di oggi, non trova più spazio. Ha fatto grandissimo scalpore il neutrino che andava più veloce della luce,
e ha fatto, ha fatto scalpore anche l'errore che c'era dietro, però sicuramente non è stato poi così ripreso la correzione. Ok, ha fatto colpo la prima. In realtà dipende dall'appetibilità del seguire la notizia per anni. La fusione fredda oggi viene ripresa in maniera un po' particolare, vengono tacciati di complottisti quelli che continuano a riprendere la fusione fredda. Da un lato è comprensibile, dall'altro a volte crea anche problemi, perché chiude la possibilità a ricercatori animati da vere intenzioni scientifiche, magari di riaprire un attimino la discussione. A volte è difficile, la sensibilità di alcuni temi quando hanno avuto grande rilevanza mediatica è molto particolare, è difficile andare a riprendere un tema quando è stato un caso che ha creato così tante problematiche anche all'interno del mondo della scienza. Questo però è un vizio un po' del giornalismo italiano, no? Si cavalca una cosa magari sulle prime pagine per 5-6 giorni, poi stufa e si molla e non si vede più come va a finire. Paola, questo è qualcosa che tu insegni ai tuoi giovani giornalisti di non fare, di invece seguire con costanza le problematiche? Guarda, i nostri giornalisti non hanno bisogno di tanti insegnamenti da questo punto di vista, perché le loro inchieste durano mediamente 6-7 mesi, quindi già solo il lavoro che c'è stato dietro per arrivare a dei risultati, penso che poi sia interesse loro andare a seguire, perché dopo ci hai messo tanto, tanto lavoro e tanta fatica per arrivare a fare un'inchiesta, per esempio. Sicuramente dopo continui a seguirla, rimane nel tuo cuore, non c'è bisogno di insegnare niente. Questo sì è un po', questo grande lavoro secondo me è la prima delle scuole, è una scuola che noi, te per una televisione, io ho imparato in un quotidiano, quindi sappiamo bene che i tempi poi di un quotidiano sono così veloci che insomma, andare a fare delle cose c'è un tema per esempio, no? Che non è facile da raccontare e rendere accattivante, che è quello della filiera agroalimentare, no? Tu stai lanciando un'iniziativa su questa cosa e ci stai battendo e chiamiamo in causa anche il nostro ospite, ci spieghi? Ma sì, allora all'interno di questa, del tema di quest'anno c'è l'economia dell'astronauta, l'economia del marinaio e l'economia del contadino. Per economia del contadino, come per le altre, si intende una palestra dove si può imparare le regole base per far sì che questo nostro pianeta sia tutelato, ma non solo questo, cioè è una ricerca di meno per meno fa più, infatti il tema di quest'anno, no? È cercare di tenere sempre presente che questo pianeta è finito, le sue risorse sono finite e noi non tendiamo a dimenticarlo, perché tendiamo a pensare a un'economia appunto che va all'infinito, no? Che cresce. Quindi nell'ambito appunto di questo filone, di cui parleremo il 31 maggio a Roma, Villa Campitelli, per la giornata nazionale dei giornalisti nell'erba, ci saranno tantissime, tantissime cose divertenti, belle, formative. Qua abbiamo i nostri, vedo Fratoddi, vedo Ferraris, vedo Tullio Berlenghi, insomma ne vedo molti di amici e colleghi che ci danno sempre una mano, che sono al nostro fianco da anni e con i quali faremo anche appuntamenti di workshop, quindi formativi sul giornalismo ambientale, sul giornalismo scientifico, laboratori di scienza con tantissimi partner. Tra i partner che abbiamo invitato quest'anno, purtroppo non sono potuti essere qua al nostro fianco, però c'è anche novità di quest'anno, Carlsberg che ci ha adottato un evento dedicato agli over 18 per ovvie ragioni, rigorosamente agli over 18, e ha adottato appunto un evento nel quale tratteremo l'economia del contadino in questo modo, cioè appunto ragioniamo un attimo di questa filiera agroalimentare in cui il contadino non è solamente il contadino che coltiva la sua terra in modo, ma c'è anche un modo diciamo green
di ragionare dal punto di vista delle aziende. Qualche azienda lo fa. Carlsberg dice di essere... Carlsberg è un'azienda, un'azienda che esiste da 170-178 anni, nel danese. È un'azienda che in realtà ha una proprietà molto forte rappresentata da una fondazione che è una fondazione scientifica, quindi in realtà tutta, ancora oggi tutte le grandi innovazioni nel campo della birra in realtà sono state create nei laboratori della Carlsberg. Ci ha lavorato Pasteur, tanto per citare qualcuno di importante che ha lavorato all'interno, quindi ha una forte connotazione scientifica. Diciamo che negli ultimi decenni si è spostato sul tema ambientale e sostenibilità, perché evidentemente questo è un tema che sta salendo di grande rilevanza. Faccio degli esempi semplici perché ci sono anche i bambini. Allora, questa è una piccola bottiglietta d'acqua, voglio dire, questa bottiglietta d'acqua ha un impatto ambientale, quello che viviamo tutti i giorni con questo strumento, ha un impatto ambientale enorme. Se poi io la metto in una lattina ha un impatto ambientale diverso, se poi la metto in un vetro ha un impatto ambientale diverso. Ora, che cosa, è qui il tema della complessità che aveva introdotto all'inizio, questo tema è estremamente complesso, io ci ho messo 4 anni di lavoro per capire con un processo di ciclo di vita del prodotto qual è il tipo di soluzione di packaging che mi consente, di confezione che mi consente di impattare meno sull'ambiente. Ecco, questo per semplificare le cose semplici. Ora, poi, da questa complessità di lavoro e di analisi di studio, come giustamente ha citato, quindi quali sono le fonti, quali sono gli strumenti credibili, perché io posso svegliarmi una mattina e dire che questo è più verde di qualcos'altro e poi di fatto non esserlo. Quindi quali sono le fonti affidabili, come prima giustamente è stato citato, quali sono gli strumenti e come poi io posso comunicarlo, che era poi il tema che evidentemente viene esatto, parte svolto. Sì. Queste sono per noi le grandi sfide come industria, nel senso che noi come industria, lavorando, pensate solo a quanti sacchi di spazzatura facciamo a casa nostra, quindi vi rendete conto l'impatto che l'industria ha sull'ambiente, dal processo, da come noi coltiviamo l'orzo, perché la birra è fatta d'orzo, quindi da quel processo lì a quando poi mettiamo questa bottiglietta in un sacco di rifiuti e poi speriamo vada al suo riciclo. Quindi questo processo che si chiama ciclo di vita del prodotto in realtà necessita di approfondimenti scientifici molto lunghi e complessi, può avere degli strumenti di miglioramento straordinari e poi va comunicato nel modo corretto e oggettivamente, per quanto possibile, corretto, in modo tale che questo non subisca le speculazioni di quelli più forti, di quelli più grandi, che è tipico della realtà industriale. Beh, un ottimo modo per comunicare, per esempio, è mettersi a disposizione per un'indagine approfondita da parte dei nostri giornali agguerritissimi over, certo, 18. Volentieri, volentierissimo. Allora, credo che sia molto interessante che una grande impresa abbia questa coscienza ecologica così forte, perché non capita sempre, quindi intanto il mio apprezzamento, credo quello di tutti quelli che sono qui. E poi il nostro primo sponsor, per cui scusate, ma un applauso se lo merita, perché noi siamo poverissimi e in quanto tale un applauso secondo me se lo merita. Grazie. Ecco. Rispetto per esempio ai grandi media, sì, voi portate anche la pubblicità sui giornali, certo, molti giornali specializzati in scienze ambiente hanno sofferto in passato di avere scarsa attenzione da parte degli inserzionisti pubblicitari. Per esempio voi è un settore su cui puntate anche quello? Allora, noi stiamo cercando di portare strumenti e tecniche che ci dicono le cose giuste. La cosa più preoccupante in questo mondo e saltare alle conclusioni e dire delle fesserie. Quindi in questo momento, e se ne dicono tante, perché ne posso citare tanti esempi del mondo industriale che conosco molto bene. In questo momento io credo che la prima attenzione è essere assolutamente certificati dall'A alla Z in tutto quanto si dice, e non è un tema, di assicuro non è un tema banale. Ho lavorato con l'università per 4 anni per riuscire poi a portare a termine tutta una serie di studi. Il passaggio successivo è poi cosa comunicare, perché voglio dire, io posso declinarle ormai pagine di documentazione che mi dicono esattamente qualsiasi impatto di rifiuti pericolosi, la quantità d'acqua, le posso dire quello che vuole su questo termine, però il problema è che cosa interessa al pubblico, come io traduco questa parola in modo che sia credibile
oggettiva, veritiera e che cosa poi veramente mi restituisce il pubblico. Quindi è un passaggio, ed è questo tra l'altro una delle sfide anche dal punto di vista di comunicazione, perché una volta che so le cose, è già importante, perché poi evidentemente questo è un processo, quindi nel momento in cui io so le cose riesco poi anche a migliorarle, no? Nel momento in cui io analizzo ogni singolo pezzo, faccio un esempio banale, quando scopro che posso produrre un orzo come stiamo mettendo in questo momento nella nostra birra, che richiede la metà dei pesticidi rispetto all'orzo di prima, io so già che questo produrrà, ci vorranno 20 anni a cambiare tutti i campi di orzo nel mondo. Ecco, ma però, questo voi lo comunicate? Stiamo cominciando a comunicarlo, siamo in un processo di inizio di comunicazione, perché oggi abbiamo le spalle strumenti che mi consentono di poterlo comunicare. Quindi stiamo iniziando. Anche perché poi la rete è pronta invece a cogliere subito in fallo quando uno dà una comunicazione sbagliata, no? Come dicevi. Assolutamente, ma soprattutto la rete, ed è questo un tema corretto, esatto. La rete prende dei pezzetti. Mi scusi, su questo qui io le posso dire che posso usare una plastica che inquina meno, peccato che poi se faccio un ciclo di vita del prodotto le dimostro che la plastica che inquina meno inquina di più, perché lei la coltiva, per esempio deve coltivarla con l'orzo o col grano. Quindi allora in realtà il tema è che, non, è che il pericolo della rete dal mio punto di vista è cerchiamo di avere la difficoltà di avere una comunicazione che sia corretta. Questo secondo me è la grande sfida. Mi sembra giustissimo. Allora, ancora due brevissime battute con i nostri ospiti, poi vorrei lasciare spazio alle vostre domande. A proposito di web, abbiamo detto che si deve tornare al vecchio storytelling, forse per rendere più interessanti, più accattivanti temi difficili. Però ci vuole anche un'apertura ai social network, che sono qualcosa che trascina poi molto l'attenzione su queste tematiche. Prima nel dibattito che c'è stato in questa sala è stato presentato un lavoro d'inchiesta sui siti inquinati in Italia che si è avvalso dell'aiuto proprio dei cittadini attraverso un lavoro che ha fatto la collega Rosi Battaglia e che ha chiesto proprio ai cittadini italiani di segnalarle sul suo articolo, sul suo pezzo che era un portale web, dove sono, mandare foto, mandare, e quindi è riuscita a avere dei dati che da sola non sarebbe mai riuscita a arrivare. Questo è un modo diverso di fare giornalismo partecipativo. Secondo te questa è una strada? Assolutamente sì, e anch'io ho avuto modo negli ultimi, in particolare nell'ultimo anno, di trovare gran parte delle storie che ho raccontato sotto forma di articolo o in qualche caso anche video attraverso la pagina Facebook Ambiente Veleni, che è la pagina Facebook ambientale del Fatto Quotidiano che gestisco da un anno e qualcosa, che molte persone usano per contattarti direttamente, per farti presente. Ovviamente, come si diceva prima, ognuno, ci sono diversi comitati, gruppi, eccetera, che hanno il loro problema, la loro battaglia a livello locale e ti fanno presente una situazione. Quando è particolarmente grave e non eccessivamente locale, perché appunto essendo un giornale nazionale devi tenere presente che se parli di della provincia di Perugia, magari a Bolzano può interessare fino a un certo punto, è assolutamente un nuovo modo di fare informazione e si devono sfruttare giustamente questi mezzi social network. Riguardo alla questione, e concludendo la storia dello storytelling, bisogna comunque considerare i tempi. Io sarei il primo, cioè farei più che volentieri un reportage andando a trovare l'ultimo samurai in Giappone che mi racconta, però chi mi mantiene nel frattempo, chi paga la cosa, chi mi tiene, come succedeva quando è stato scritto 20 anni fa, ho delle colleghe, dei colleghi un po' più grandi di me che facevano magari 5 settimane spesate in Africa per farti il reportage. Io sarei... Ma me lo sogno la notte. È il tuo direttore che forse eh? È il tuo direttore che forse non sarebbe molto felice. Il direttore fa fatica a fare in modo di dare lo spazio alle tematiche dell'ambiente che meritano, perché come dicevo prima un po' con una vena di polemica nei confronti del pubblico, quando ti trovi ad avere dei video come in alcuni casi magari segnalati da Facebook, nel mio caso video, parliamo di video, della discarica piena di amianto con l'asilo in fianco, dei rifiuti radioattivi a Saluggia in provincia di Vercelli, l'85% dei rifiuti radioattivi italiani in forma liquida in gran parte a 20 metri dalla Dora Balta, rischiosissimo. Ho fatto un video intervistando una presidente dell'associazione pescatori in Senegal
che chiedeva all'Unione Europea di stare attenti, o almeno di far qualcosa, perché noi, avendo sovrasfruttato il Mediterraneo, andiamo a prendere pesce nell'Africa occidentale e un peschereccio europeo pesca in un giorno quanto 56 piroghe, i loro barconi locali, in un anno. L'appello di questo signore, rispetto alle scemate che doveva dire il politico di turno, con tutto rispetto, però spesso sono tali, è scomparso. Quindi di chi è colpa, tra virgolette? D'accordo. Del direttore che dà più spazio a quello o del pubblico che guarda quel video lì? Sottoscrivo. È un mistero che anch'io devo cercare di... La stessa cosa riguarda i temi di politica estera. Scompaiono dai nostri giornali. Mi hai letto nel pensiero. E raggiungere anche alcuni specifici segmenti però di pubblico è un'altra strada, no? Tu sì. Mi puoi raccontare del canale nuovo che state lanciando come sì, Ansa? Sì, infatti volevamo comunque approfittare di questa occasione anche perché noi stiamo da un bel po' collaborando in qualche modo con giornalisti dell'Erba e stiamo cercando di creare un nuovo strumento per in particolare per i ragazzi sul web e abbiamo creato da pochi mesi il canale tematico all'interno del canale Scienza e Tecnica dedicato ai bambini. E è una sfida molto grande questa che ci siamo imposti, perché tra l'altro è un progetto assolutamente unico in Italia, si dice anche un po' non solo italiano, a livello, cioè il discorso di un'agenzia di stampa che fa un canale tematico solo per ragazzi e in particolare dei temi scienza. E quello che vogliamo è da una parte far entrare anche i ragazzi nella scrittura stessa degli articoli, quindi chiedere ai ragazzi di portare i loro articoli, portare i loro disegni e dialogare con noi e fare domande anche a esperti. Una delle rubriche all'interno del sito si chiama Chiedilo all'esperto, in cui viene fatta una domanda che potrebbe sembrare un po' banale come rubrica, dato che viene fatta da tanti giornali, però la nostra volontà è far rispondere veramente all'esperto, senza di noi, perché per noi sarebbe molto più facile semplicemente, ok, magari intervistare l'esperto e tradurre per i ragazzi, perché questa è la grande difficoltà. Invece la nostra sfida è far scrivere all'esperto, è una grande impresa, vi dico un termine, cioè vi dico, esistono termini super super tecnici che ci vengono scritti da questi ricercatori a cui gli si è chiesto scrivi per bambini di 10 anni, poi devi stare continuamente a mediare, insomma. E ok, io quindi vi invito a vedere questo nuovo progetto che è sul sito ansa.it/scienza e insomma i ragazzi in particolare. Bene. Grazie. Allora, io credo che se ci sono delle domande è il momento giusto per farle. Noi siamo qua, i nostri ospiti sono a disposizione. C'è qualcuno che vuole fare delle domande? Io volevo chiedere Sergio e Marco. Volevo intanto annunciare questa bellissima notizia che è stata un po' detta e non detta, che è questo di stamattina, un evento straordinario. Si è costituita la Federazione Italiana dei Media Ambientali, è stato uno sforzo collettivo di svariati mesi, però ce l'abbiamo fatta, siamo nati, quindi Marco vuoi parlarne te, vuoi dire due parole? Qua c'è il microfono. Questa è un'ottima occasione per tutti noi, perché a proposito di per meglio dire ambiente, l'ambiente si dice, allora, dice bene se si dice tutti insieme. È Marco Gisotti? No, lui è Marco Fratoddi, direttore Marco della Nuova Ecologia. Okay. E poi non so tu. Allora, questa iniziativa di questa mattina... Allora, la mattinata è stata interessantissima sia nei contenuti sia per l'obiettivo che poi abbiamo raggiunto. Ci siamo confrontati su alcuni strumenti che in rete, collegialmente e trasversalmente, si possono utilizzare per essere giornalisti insieme, a prescindere dalle testate al cui interno si opera, perché abbiamo maturato durante l'ultimo anno attraverso diverse tappe, lungo diverse... in diverse occasioni l'idea che muoverci insieme e condividere la stessa missione, avere una stessa visione comune davanti, ci rafforza tutti e ci aiuta a perseguire un obiettivo che condividiamo, che mi sembra che condividano anche le persone che hanno parlato oggi qui, vale a dire quello
di diffondere il più possibile nell'opinione pubblica italiana l'idea che le tematiche ambientali hanno a che fare con gli sviluppi delle nostre vite, a tutto tondo, che ci appartengono per il futuro del paese in cui viviamo e per lo sviluppo che può avere la vita di ciascuno di noi. Quindi abbiamo messo a fuoco questa idea che il giornalismo ambientale non è un giornalismo di settore, è un giornalismo che ha a che fare con le prospettive future dell'intera collettività. E per questo poi abbiamo deciso di stabilizzare una rete di testate, che vadano in questa direzione. Io con Paola volevo confrontarmi su un'altra cosa. Lei a tradimento mi ha riportato, diciamo, sull'incontro della mattinata. L'ho fatto volentieri, ci saranno poi altri momenti per riprendere questo ragionamento. Perché a me l'esperienza dei giornalisti dell'erba stimola sempre molte riflessioni. Paola sa che io mi sento a casa dentro le sue iniziative. E ci sei, perché ci sono, da tanto tempo, esatto, il nostro giudice, nonché tutto, ormai svariati anni. Mi sento a casa e voglio condividere alcune riflessioni sul processo che si sta mettendo in campo, al quale io cerco di dare un modesto contributo, che è un processo di cittadinanza delle bambine e dei bambini. No? Attraverso questa attività di scrittura giornalistica si afferma il fatto che le bambine e i bambini che partecipano a questo percorso prendono la parola al cospetto della comunità tutta. Si affermano non solo per l'attività e per l'esercizio giornalistico compiono, ma per il fatto stesso di essere con noi nel flusso della narrazione, ma per affermare alcuni valori civili di cui loro si fanno portatori attraverso le storie che raccontano. È un punto sul quale, secondo me, bisogna battere, perché la condizione dell'infanzia nella nostra epoca, soprattutto durante gli ultimi anni, ha subito dei seri arretramenti. I diritti delle bambine e dei bambini, mai come in questo periodo, anche nel nostro paese, sono trascurati. Se ne è parlato qualche anno fa, sulla scorta di alcune iniziative, anche di taglio internazionale, che hanno avuto delle ricadute in Italia attraverso l'associazionismo. Però poi che cosa è avvenuto? È avvenuto che effettivamente oggi le bambine e i bambini godono di meno diritti e sono, secondo me, anche meno consapevoli le famiglie dei diritti che hanno i loro figli. Diritti che sono diritti al gioco, all'autonomia, alla felicità, al prendere la parola, al partecipare a tutto tondo alla governance delle cose che ci stanno intorno. Quindi io voglio sottolineare questo aspetto delle attività che porta avanti i giornalisti nell'erba, perché vanno nella direzione della cittadinanza delle bambine e dei bambini e nella nuova profilazione identitaria di queste generazioni che sono state private dell'esercizio della strada. Io su questo con Paolo ho già parlato in diverse occasioni. Sì, già ne abbiamo parlato e non abbiamo avuto tempo, però dobbiamo farlo. Però possiamo farlo, nulla è obbligatorio, per carità, però... con Eric abbiamo, insomma, anche con i genitori, ci siamo visti anche a Roma, abbiamo anche una bellissima foto insieme che guardo sempre con simpatia, anche con altri protagonisti di giornalisti nell'erba, ormai ci si incontra frequentemente. Ecco, io credo che insieme a loro, oltre a recuperare il gustolo e la capacità di realizzare la ricerca sul campo virtuale, di cui diversi interventi quest'oggi hanno messo a tema, no? Questa idea che su internet possiamo trovare delle risposte a patto che sappiamo istruire delle domande adeguate, questa riflessione di Eric, esatto, l'ho trovata interessantissima. Centrale, sì. Però c'è anche la ricerca sul campo reale, sulle piazze, sulle strade, nelle città. Questo è anche un processo di riappropriazione del territorio da parte delle bambine e dei bambini che si può ottenere attraverso l'attività giornalistica e partecipata, collaborativa con le nuove generazioni. Quindi
Anche questo può essere un obiettivo che perseguiamo attraverso Giornalisti dell'Erba, riconquistare la città insieme ai giovanissimi, per raccontarla a modo nostro, per farcela raccontare dalle ragazze e dai ragazzi, per capire quali possono essere le soluzioni ai problemi ambientali dei nostri centri urbani, dei nostri territori. E poi, se ci volessimo dare proprio un obiettivo ambizioso, io qua lo ripropongo, proviamo a recuperare insieme degli spazi per il gioco libero. Perché questo è un punto sul quale si misura l'intelligenza dei centri urbani, visto che si parla molto di smart city durante questi ultimi anni. Ecco, e stamattina, adesso sono un po' annebbiato, era stamattina, vero? Si è anche evocato il BES, che è questo criterio che sostituisce il PIL per valutare il benessere equo e sostenibile delle nostre comunità. Ma io credo che un parametro per valutare l'intelligenza dei nostri centri urbani sta proprio nel misurare gli spazi di libero gioco a disposizione delle bambine e dei bambini, perché possano goderne in autonomia e nella loro reciprocità. Quanto più spazi di libero gioco ci sono in una città, tanto più quella città sarà intelligente. Se facciamo un'inchiesta su questo, proviamo a lavorare su questi temi, proviamo a riconquistare insieme alle bambine e bambini che praticano in maniera così avvincente l'attività giornalistica spazi di autonomia nelle città reali. Grazie. Ecco, Tullio, vuoi parlare di questo un attimo? Due parole, scusa. Ma immagino che avrei, non so... Questo è un tema, è un tema sensibile per me, lo so, appunto. Rischiamo veramente di fare notte. No, si sono affrontati talmente tanti argomenti che diventa difficile non perdersi nelle cose che sono state dette. Ovviamente il tema che ha sollevato Marco è un tema, diciamo, secondo me, di grandissima importanza, e ci dà anche un pochino la misura di come proprio comunicare l'ambiente debba essere una cosa da fare con grande attenzione, per evitare che l'ambiente venga marginalizzato. Io ho la sensazione, sono molti anni che mi occupo di questo, l'ambiente è un po' una cosa di cui parlare a parte, un po' come lo sport, cioè c'è la pagina dello sport e c'è la pagina dell'ambiente, anzi ci sono 18 pagine dello sport e mezza pagina sull'ambiente. Invece noi dobbiamo avere la consapevolezza che l'ambiente è centrale nella nostra vita. Non è una cosa a parte, noi siamo l'ambiente, noi viviamo l'ambiente, è un ambiente sano, è qualcosa che ci fa stare bene. Ed è vero che i primi a non avere questa consapevolezza sono proprio coloro i quali dovrebbero governare le nostre vite. Quindi gli amministratori, lo dico a tutti i livelli, e non entro nel merito, ma insomma sia dalla scala nazionale sia dalle scale più piccole. Per esempio, se ci pensate, gli assessorati che si inseguono di solito sono quelli ai trasporti, ai lavori pubblici. L'assessorato all'ambiente no. Anzi, l'ambiente è considerato un po' la rogna, un po' il problema. C'è il paradosso per cui l'ambiente è considerato un costo. Non è un patrimonio da salvaguardare, ma è il costo per l'amministratore o per l'azienda, perché per tutelare l'ambiente, quindi per le poche norme che ci sono e che si cercano di fare rispettare, bisogna spendere di più dal punto di vista dell'impresa. E tutto questo ovviamente ci fa capire che forse è proprio l'approccio culturale che è sbagliato da parte un po' di tutti noi, ognuno col suo grado di responsabilità. Ovviamente chi amministra secondo me ne ha di più, chi comunica dovrebbe riuscire a non farsi fagocitare da questo meccanismo e provare a imparare a ribaltare il tema. Per esempio, sulla questione delle città per i bambini, c'è questo paradosso tutto italiano per cui le città dove i bambini possono circolare liberamente sono diventati centri commerciali. Cioè noi non siamo più in grado di portare i bambini nelle città perché le città sono in qualche modo ostaggio del nostro modello di consumo e di sviluppo, che è il modello autocentrico. E allora, per poter far stare i bambini tranquilli e sereni, li carichiamo in macchina e li portiamo nel luogo sicuro, che è il centro commerciale. Questo è un vero paradosso, e che però in qualche modo fotografa, è l'emblema del fatto che noi forse stiamo avendo un approccio culturale sbagliato ai temi ambientali. Spero che
la nascita, la costruzione, il fermento di un qualcosa che parte proprio dai ragazzi attraverso i giornalisti nell'erba possa ribaltare le cose e magari con l'aiuto di chi c'ha già questa sensibilità e quindi può dare una mano in questa crescita, forse ci possiamo riuscire. Grazie. Pensare alle generazioni future, un po' quello che manca alla nostra classe dirigente e politica. C'è qualche domanda? Ecco, lei intanto è la collega di cui ho citato prima l'inchiesta, quella fatta in parte sul web. No, volevo ringraziare innanzitutto Alfredo per aver citato il progetto che specifico si sta costruendo. Quindi la parte dei dati l'ho elaborata io, mentre in realtà confermavo appunto l'esperienza del collega del Fatto Quotidiano. Tra l'altro Ambiente Veleni faccio i complimenti perché è veramente un blog che racconta, secondo me, anche in maniera diversa. Cioè, quando parlavamo appunto prima di comunicazione ambientale fatta in maniera diversa, Ambiente Veleni secondo me lo fa, proprio andando a incontrare i cittadini, le storie, i progetti, che è anche un modo, un approccio, come si diceva anche stamattina nel forum dei giornalisti ambientali, diverso dal catastrofismo di cui, come dire, non abbiamo bisogno, nel senso, non che i dati non siano preoccupanti, perché come dicevamo oggi, il tema delle bonifiche è un tema di emergenza a livello ambientale e della salute dei cittadini italiani. Così non è trattato, forse sono davvero più i cittadini che si stanno rendendo conto di questa cosa che altro. Volevo solamente ringraziarvi e l'apporto soprattutto all'attenzione alle nuove generazioni che sta facendo Giornalisti nell'Erba e la qualità del lavoro che avete presentato oggi, davvero bravi, grazie. Ci sono un po' di domande, interagite. Su? Curiosità, abbiamo una domandina, dei colleghi che scrivono di ambiente, avrete qualche domanda in serbo? Oggi esistono anche ufficialmente i giornalisti ambientali. Vabbè, allora te la faccio io Paola. Addio, Paola. Questa associazione che è nata stamattina esattamente che cosa comporterà per i giornalisti che vi aderiscono? Ah, croci e delizie naturalmente, è una bellissima avventura, comporterà sicuramente dei benefici perché l'obiettivo è quello di essere più forti, no? Di essere insieme, di essere più forti. Si chiama Federazione Italiana dei Media Ambientali e non dei giornalisti ambientali perché dentro ci sono finiti tutte le forme di informazione, di comunicazione, blogger. Agenzie di tutto perché la direzione è quella, poi siamo tutti capaci di distinguere fra chi fa il giornalista e chi in quel momento preciso magari sta facendo comunicazione per un'azienda, ma non vuol dire che l'obiettivo non sia comune, comunque l'obiettivo è quello di cercare di far arrivare l'ambiente a quel pubblico che ci manca, insomma, e anche ai colleghi che non se ne interessano, alle testate che non se ne interessano. La sfida è andare a parlare di ambiente a quelli che vanno al centro commerciale la domenica. Ecco, sì. Da milanese è una sfida particolare. Far crescere una coscienza ambientale anche a quelli. Ma che... non con, perché sembra un discorso già arrogante, se la dici, ma proprio far capire che, come diceva Marco, parlare di ambiente è parlare di tutto. Cioè, ambiente c'è anche gli stili di vita, la tecnologia, la giustizia, la corruzione, c'è ogni cosa, l'economia, questa assurda dicotomia molto italiana del lavoro contro l'economia, non abbiamo capito niente. Così. Lavoro contro l'ambiente. Quindi faccio un appello al pubblico, capiamo questa cosa, che non è la sezioncina da pazzi in coda all'ambiente. Quindi interessiamocene perché fa parte della nostra quotidianità. Un appello alle testate, date importanza a queste cose come si deve, che state faccio un metaforone ben poco ambientalista, state tenendo una Ferrari in garage per andare a farci la spesa la domenica pomeriggio, vale anche per la cronaca estera, aggiungo. Cioè, stiamo ignorando un sacco di cose che sono interessanti e utili, no, un appello a noi stessi, comunichiamolo come si deve, in modo semplice, appetibile,
ma non superficiale per questo, è difficile, però insomma facciamolo, perché il momento storico, accennava Paola, non abbiamo scelta. Forse l'Italia deve sprovincializzarsi nell'informazione e nella politica, questo è chiaramente il riflesso che poi vediamo sui giornali, è proprio quello, tante chiacchiere e pochi problemi veri che interessano la gente. Qualcuno vuole aggiungere qualcosa o chiudiamo qua? Un'ultimissima cosa, anch'io faccio i complimenti ai giornalisti nell'erba che danno davvero una ventata di... Solo un appello anche ai... un applauso ai giornalisti dell'erba, cioè, stava partendo. Solo una cosa ai ragazzi, ai colleghi anche... Dove sei tu? Cristina, scondi. Eric. Sì. Internet, importantissimo, siete nativi ultra digitali, però come diceva Marco andate anche il più possibile sui posti se potete, famoso consumarsi le suole che va sempre e non lì. Fidatevi no, troppo devo della dire rete. Che lo fanno, la rete . C'è un sacco di robaccia anche, quindi però lo fanno abbastanza loro, cioè, devo dire che quello che vedo è che l'informazione, magari no, lo stimolo, l'idea può arrivare dal web, o magari anche i dati, ecco, i dati arrivano molto meglio dal web che non dalle istituzioni, sappiamo bene, no? E, però poi molto spesso, non so, mi viene in mente adesso Francesca è una grande camminatrice, non solo una camminatrice, ma lei il giornale addirittura lo fa a mano, lo scrive a mano, lo disegna, lo impagina, fa tutto proprio fisicamente a mano, poi lo mette sul web per la diffusione, quindi per non consumare carta né benzina per la distribuzione, quindi il suo giornale è comunque è costruito così. Invito tutti ad andare a leggere gli articoli che scrivono questi ragazzi su giornalistinellerba.it. Devi ricordare l'appuntamento del 31 sì, maggio. Devo sì, mi raccomando, tutti invitati, è una giornata piena di cose, ci sono appunto workshop di giornalismo ambientale, lo stesso Macchi ci fa l'onore di fare il docente appunto in uno di questi appuntamenti, ci sarà anche ovviamente Marco Frattoddi, Tullio Berlenghi, anche lui ha un suo workshop, con Sergio dobbiamo concordare esattamente, quindi non vi dico, non posso anticipare senza la sua autorizzazione, ci saranno degli appuntamenti sulla scienza, con Frascati Scienza, insomma è veramente molto molto ricco. Vuoi ricordare esattamente dove? Ed è a Roma, no, a Frascati, in provincia di Roma, Villa Campitelli, trovate tutte le informazioni sul nostro sito istituzionale che è giornalistinellerba.org e anche sul giornale, il punto IT, e, appunto 31 maggio dalle 9.30 alle 20, l'intera giornata per stare insieme e fare di tutto, a tutte le età, dai 5 anni a sempre. Credo dobbiamo chiudere, c'è ancora una domanda brevissima. Mi veniva in mente sul concetto di semplicità l'acronimo militare KISS, che non ha niente a che spartire con Peace and Love, ma Keep It Simple and Short, che potrebbe essere un valore di mantenere le cose brevi e semplici. E questo è un valore che ci viene da quel mondo. E l'altro aspetto importantissimo che vi chiedo è se era possibile fare una cosa che c'è sul New York Times, dei lesson plan con le notizie. Sono percorsi formativi che vengono fatti da varie persone, tutti possono partecipare, tutti possono presentare questi percorsi e lo fanno sulla notizia che uno sceglie, in questo caso si può scegliere la notizia ambientale, non so, perché poi la notizia ambientale non è solo ed esclusivamente problema, può essere anche un valore. Non so. Certo, quello al New York Times è più avanti, ma ci arriveremo. Ok, grazie. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, grazie ai nostri ospiti. Grazie a te. Spero sia stato interessante e soprattutto di stimolo per riflettere. Grazie a tutti, buona serata.